Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È da un bel po' di tempo che non ci sentiamo più, che non mi sentite. Forse magari voi direte alleluia che se n'è andato dalle scatole, invece no. E invece no, rieccomi qui, non vi libererete molto facilmente di me. No, comunque dai, scherzi a parte, sì, ma come ben avete visto ho lasciato, diciamo, Farming Simulator 22, non ho più fatto video, eccetera, per una lunga serie di motivi. Comunque sono ancora qui, ragazzi, sono sempre io, sono presente, ci sono, e quest'oggi, appunto, come ben avrete già capito, parleremo del nuovo capitolo di Farming Simulator, del, appunto, Farming Simulator 25. Come ben sapete, ogni capitolo che esce, quando iniziano le rivelazioni, quando Jans, diciamo, inizia un po' a sdoganare il nuovo capitolo, io salto fuori con i miei video news, quindi mi sentirete molto spesso da qui in avanti per i prossimi mesi, perché appunto quando usciranno novità, eccetera, farò sempre un video recap. Poi appunto tra qualche giorno ci sarà il 6-7 luglio ci sarà anche il FarmCon, quindi ci sarà anche altro materiale, ma comunque salterò fuori ogni tanto per parlare delle novità, per discutere con voi. Sapete che questi video, beh, chi mi segue da tempo conosce me e conosce anche il mio modus operandi, quindi arriverà una serie di video, diciamo, news, chiamati così, per parlare delle novità, per vedere cosa salta fuori, cosa esce. E basta. Comunque in questo primo video, che è il video, diciamo, reveal, il video rivelazione, la Jans appunto ha pubblicato il solito CGI trailer, quindi il trailer cinematografico, ha pubblicato appunto tutto quanto, blog, screen, si inizia a vedere un po' di cose, ci sono diciamo le informazioni base che vanno, diciamo, un po' discusse. Ne voglio parlare con voi, sapete che questo per me è un momento così per sentire la vostra, per scambiarci le opinioni, sentire la vostra opinione, parlare insieme un po' di quello che si riesce a capire, di quello che ci viene detto, perché io non so nulla in più, ragazzi, di quello che riuscite a capire anche voi, a leggere anche voi dai blog, guardare i trailer, eccetera, non so nulla in più. E basta, ecco, quindi ho un momento così insieme per parlarne. Detto ciò, ragazzi, il nuovo capitolo vi dico subito che uscirà questo 12 novembre per PC, Mac, Play 5, Xbox X e S. Quindi, ragazzi, chiamiamola old gen delle console, basta, chiuso. Giù il sipario, si passa alle next gen, console nuove, e quindi non ci sarà questo capitolo per le vecchie, diciamo, chiamiamole così, generazioni di console. Comunque, sì, ragazzi, in questo video io vi dico già subito cosa andrò a parlare, dire, fare, e sì, andremo ad analizzare ovviamente il trailer, andremo ad analizzare le screen, andrò a dirvi che cosa ci sarà nella Collector Edition, andremo a vedere appunto le informazioni che ci sono state date. Già qui, ragazzi, ne possiamo anche si evince già qualcosa, ma comunque sì, ci sono delle piccole info, piccole barra grandi info che ci vengono, diciamo, date, e quindi ne andremo un po' a fare una discussione generale. Questo per dirvi, mettetevi comodi che non sarà breve, ecco. Io direi, ragazzi, di dare un'occhiata innanzitutto al prezzo, che sarà di 49,99 € per la versione, diciamo, liscia, così senza season pass, senza niente, e poi avremo un prezzo di 79,99 € per il gioco più, diciamo, il classico bundle Year One, che praticamente saranno tutte le espansioni del prossimo anno, praticamente i tre DLC e l'espansione finale, e basta, insomma, classico, classico, diciamo, pacchetto, i classici pacchetti che ci vengono offerti
dalla Jans. E niente, io vi lascio come sempre, ragazzi, il mio link in descrizione per il pre-order utilizzando il mio codice. Ok, se non avete voglia di cliccare sul mio link, quando vi capiterà di passare di qui per acquistare, preordinare, eccetera, ricordatevi che potete inserire manualmente il mio codice, che è questo qui. Su tutti i prodotti che comprate, che preordinate, eccetera, potete utilizzare il mio codice, e ve ne sono veramente veramente molto grato. Comunque, come prezzi, sì, siamo, diciamo, in linea, come sempre. Qui ovviamente avete sempre col Season Pass un po' di risparmio rispetto che acquistare tutti i contenuti aggiuntivi separatamente, e basta. Ok, quindi appunto così. Possiamo andare a vedere, ragazzi, i requisiti minimi. Abbiamo appunto sistema operativo 64 bit, come processore un i5 6004, un Ryzen 5 1004, 8 GB di RAM, una GTX 1050 Ti, una RX 470 con minimo 3 GB di VRAM e da RTX 12, insomma, come supporto. E niente, 45 GB di spazio, non male. E internet. Sì, allora, io dico sempre che i requisiti minimi sono i requisiti perché il gioco parta, ok? Per giocare in modo ottimale, eccetera, ovviamente io vi consiglierei di vedere la vostra configurazione che sia abbastanza. Sì, insomma, che sia superiore a questa, ecco, perché col minimo sì, ok, il gioco parte, però l'esperienza di gioco potrebbe rivelarsi un po' limitata, ecco. Niente, quindi boh, basta. Qui nel blog troverete tutto quello che andrò a dirvi qui nel video. E niente, poi qua ci sono le informazioni del farmaco, eccetera. Poi comunque adesso vedrete tutto nel corso del video. Bene, ragazzi, detto ciò, andiamo con calma. Quindi io inizierei con l'analizzare quello che ci viene, diciamo, detto. Quindi tutti i testi, vedere cosa, diciamo, le prime informazioni, quelle più importanti. Poi andremo ad analizzare appunto il trailer, vedere le screen e tutto il materiale, diciamo, chiamiamolo così, fotografico e video. Ottimo. Allora, sì, come vi dicevo all'inizio, 12 novembre. Qui avete appunto il pre-order. Ok, qui c'è il link. Sì, questo è, diciamo, il formato PDF del blog, ma appunto quello che vedrete nell'articolo del sito, quindi è, sì, quello che è cliccabile qui. Ovviamente vi mostro così. Qui abbiamo appunto tutto il contenuto della Collector Edition, che sì, lo andiamo ad analizzare un attimo con calma dopo, che avete appunto il click del pre-order. Qui c'è anche il solito discorso, ragazzi, del Season Pass, ok, per il primo anno. Quindi abbiamo tre contenuti bonus più l'espansione. Diciamo la big expansion, la classica, ecco, con contenente mappa, mezzi, e poi vedremo cos'altro. Basta. Come cadenza siamo sempre alle solite, quindi gli stessi periodi di sempre, non cambia niente. Quindi primo quarto, secondo quarto, terzo quarto e quarto quarto dell'anno, ok, si parla sempre dell'anno prossimo 2000 e 25, e basta. Qui abbiamo sempre la questione del bonus che c'è il McDonald's Pack, che è praticamente un bonus che vi verrà dato se appunto farete il pre-order, ok? Pre-order sia digitale che fisico, tutto quanto lo avrete in ogni caso, ovviamente, anche se comprerete la Collectors. Ok, detto ciò, iniziamo un attimo a vedere dove ci catapulterà questo nuovo capitolo di Farming Simulator. Come ben possiamo appunto vedere, ci sarà uno scenario, diciamo, asiatico. Verremo catapultati appunto nell'Asia dell'Est, dove regnano
le risaie e quindi appunto questo già ci dice che ci sarà una nuova cultura, appunto il riso, ci saranno due varietà. Comunque, sì, mettendo da parte un attimo le culture, a livello di mappe, come possiamo leggere qui, praticamente avremo sì il paesaggio, una mappa dell'Asia dell'Est, poi avremo una nordamericana e un'altra dell'Europa centrale. Queste sono, diciamo, le tre location di default che ci verranno fornite con il nuovo capitolo. Sì, dicevo appunto la questione riso, questione colture, che è appunto grow rice e flooded fields with water, e quindi ragazzi ci sarà da armeggiare con l'acqua. Ora, non so se l'acqua sarà diciamo un punto necessario solo per il riso, risaie, eccetera, o sarà, diciamo, toccherà anche tutto il comparto delle altre colture. Non lo so, alzo le mani, ragazzi, non, cioè, era un'ipotesi mia, ho detto, boh, magari sì, hanno messo l'acqua per riso, però anche le altre colture hanno bisogno di irrigazione, acqua, eccetera, però non lo so. Ok, quindi dicevo appunto, ci saranno due tipologie di riso, come si legge qui, ok? Ci saranno gli spinaci e altre nuove colture, e ne avremo più di 20, perché ragazzi ce ne sono veramente parecchie. Ricordiamoci che comunque questo capitolo qui avrà tutto quello che abbiamo avuto nei capitoli scorsi, quindi tutto quello di default, scusate, di default, tutti di default e dei contenuti aggiuntivi del capitolo scorso saranno presenti qui, quindi macchinari, mezzi, attrezzature, colture, cioè, quindi capite bene che già di base, ragazzi, il gioco sarà una roba mostruosa, perché ci sarà veramente di tutto. E per quanto riguarda animali, appunto, vediamo i bufali, ci saranno come nuovi animali, non so se ci saranno solo questi, vabbè, ci saranno i soliti, mucche, pecore, maiali, galline, cavalli, eccetera, eccetera. Qua parla di other livestock, quindi magari ci sarà qualcos'altro, boh, vedremo. Nuove catene di produzione, ok, quindi maledettissimi nuovi pallet. E basta, poi qui vengono citate delle missioni di costruzione, construction mission, extend your business opportunities. Io non vorrei mai mettermi a fare anche il muratore stavolta, perché ragazzi, vabbè, la volta scorsa, il capitolo scorso, che abbiamo fatto pallet, abbiamo fatto gli industriali, cioè, no, non lo so, cioè, questa cosa qui, boh, non ho idea su che basi si possa un attimo gettare questa nuova feature, questa, boh, non lo so, non vorrei, cioè, non voglio campare ipotesi strampalate, però sì, c'è questa nuova questione qui che vedremo di cosa si tratterà, vedremo adesso prossimamente se ci aggiorneranno sulla questione, ovviamente ci aggiorneranno, però vedremo quando. Ok, accennavo prima del parco macchine, appunto, qui ci saranno oltre 400 macchinari, attrezzature di oltre 150 brand, ok? Con questo, ragazzi, sì, abbiamo parlato un attimo della questione Asia, questione riso. Con questo, diciamo, con questa, chiamiamolo così, scusa, prenderanno anche, diciamo, la fetta di mercato del sollevante, e poi vedremo anche appunto nuovi brand provenienti da quei territori. Già qui si vede la Iseki con la trapiantatrice qui per il riso, e quindi seguiranno, secondo me, una serie appunto di comparse di nuovi brand per quanto riguarda appunto per abbracciare anche questo nuovo segmento, diciamo, queste nuove aree geografiche per farming, perché appunto hanno accontentato gli americani, accontentato gli europei, accontentato l'est Europa e tutti, e mancavano loro, ed eccoci qua.
Ed eccoci qua. Quindi tutto questo si porterà dietro anche una. Sarà una conseguenza, diciamo, di vedremo queste nuove zone, però vedremo anche macchinari, attrezzature, eccetera, eccetera. Che io dico che sono curioso perché beh, il riso è una cultura che conosco poco, ecco. Quindi sarà interessante vedere anche tutta la meccanizzazione, tutto quello che ci ruota attorno a questa nuova cultura e poi anche appunto sì, sarà curioso da sperimentare. Quindi questa cosa del sì, la nuova cultura, nuove mappe, nuovi mondi e tutto si porta dietro tutto un punto interrogativo che secondo me sarà molto bello da scoprire. Niente, qui parla appunto dei brand, eccetera, e cosa molto importante, si cambia l'engine. Ok? Quindi passiamo dal 9 al 10, anche per questo, ragazzi, con questo nuovo motore che ha, sì, non può più, diciamo, combaciare con le console. Old gen, e quindi per forza questo motore diciamo gira più forte e le console ormai quelle diciamo sì, della vecchia generazione non sono più in grado di supportarlo o sopportarlo. Staremo a vedere anche come si comporterà a livello hardware perché io il PC è sempre lo stesso, il mio è sempre lo stesso configurazione, non ho mai cioè, non ho cambiato nulla, quindi a livello hardware è lo stesso con cui ho giocato al 22, vedremo anche come si comporterà. Comunque, cosa ci porterà questo nuovo engine? Qui appunto si parla di una miglioria grafica, una miglioria fisica e appunto qua parla del distance fog, del enhanced shadow, quindi nebbia, ombre. Gli effetti dinamici dell'acqua, qua ground deformation che non significa terreno dinamico assolutamente, che ragazzi, piccolissima parentesi terreno dinamico, allora per come la vedo io, per come penso io su questa questione, è meglio che il terreno rimanga quello che è attuale del 22, ovviamente migliorato con questo engine. Perché è meglio così. Non voglio star qui a aprire il vaso di Pandora di sto maledetto terreno dinamico perché vi assicuro che lo provate 5 minuti e dopo 5 minuti lo odierete e basta, non ne vorrete più sentire parlare. Quindi è meglio che il terreno rimanga così, che il gioco comunque sviluppi un qualcosa al di fuori di sto benedetto terreno che a parer mio, ripeto, sottolineo a parer mio, quello che c'è attualmente lo vedremo appunto migliorato e per me è sufficiente, è buono. Basta così, non serve andare oltre e ok. Bene, chiusa parentesi terreno, sì appunto, ground deformation, anche quello da adesso nostro del 22 si deforma perché avviene una deformazione anche se solo a livello texture, però si deforma, ok? Boh, niente, qui c'è un piccolo screen, vediamo appunto sarà un'atmosfera un po' più immersiva e basta. Niente, per quanto riguarda diciamo le novità proprio vere e proprie, al momento non ce ne sono altre, non ce ne vengono dette altre, io non ne so altre. E poi appunto qui vedete, Mori via le details coming soon e basta. Qui appunto sono un po' di screen che poi andremo ad analizzare meglio nel dettaglio. E basta, qua appunto vi dice la questione del Farmcon che sarà il 6 e il 7 luglio. Basta, qui appunto in queste 2 giornate ci saranno, boh, magari riusciremo a vedere proprio gameplay, gioco in sé, gioco vero e proprio, e magari inizieranno a intravedere ad, menu, e quindi sì, dopo il Farmcon, io solitamente, a meno che non ci siano proprio cose veramente super mega iper top, aspetto la fine dell'evento e poi faccio un video, diciamo, recap. Comunque qui avete anche la possibilità di comprarvi i biglietti e basta, qua vediamo il nostro bufalo. Ok, ottimo. Quindi io direi che possiamo, ragazzi, andare a vedere un po' materiale, video e foto. Sì, diamo un'occhiata veloce così al CGI Peggy 3. trailer, scusate che muto.
Ok, questo appunto è un trailer cinematografico, scusate, che non rappresenta ovviamente la grafica finale del gioco, c'è anche scritto, insomma, sapete già. Comunque dai, è un bel trailer, è carino, fatto bene, simpatico. Non so perché, ma mi dà un'atmosfera tipo il primo Crysis. Non so chi di voi, non so quanti di voi l'abbiano giocato. Il paesaggio è quello. Mamma mia, che gioco, ragazzi, all'epoca. Vabbè, comunque. Guardiamoci i trailer. Qui appunto appaiono le risaie. Qui c'è l'Hiseki, come vi dicevo, come avevamo visto prima, la trapiantatrice. Chiudiamo nubifragi, vedremo anche se appunto, non lo so, vedremo se la pioggia potrà evitare diciamo, di rigare i campi. Qui appunto ci si sposta nel, sì, un paesaggio un po' più americano, abbiamo visto sul quadtrack, qui c'è l'allagamento della risaia, qui vediamo una fantastica Aprilia Enduro. Sarà da divertirsi. Qui torniamo in America, vediamo un'attrebbiatura. Qui c'è il 9R e questa, ragazzi, dovrebbe essere la nuova serie S, quindi l'S7 John Deere. Non è una X9, presumo. Ho un attimo visto i cofani, guardato i cofani, il tank, un po' la fanaleria della cabina e tutto. Dovrebbe essere la S7, quella nuova. E basta, qui si chiude il trailer. Vediamo appunto il riso. Io non ho notato altro, ragazzi, sul trailer da segnalare, cioè non ho visto altri punti, diciamo, chiamiamoli così, critici. Qui c'è la classica nostra amica gallina. Basta, niente, qui appunto abbiamo schermata finale 12 novembre. E qua appunto vediamo Mac, PC, Xbox, XS e Play 5. Ottimo, buenos. Quindi questo è il nostro CGI trailer, che penso ormai, vabbè, l'avrete anche già visto e rivisto, ma comunque volevo vederlo insieme a voi. Andiamo a vedere un po' le screen. Beh, questa è la box della Collector Edition, Collector's Edition. Poi andremo a vedere con calma il contenuto, cosa ci sarà all'interno. Queste sono le copertine. Abbiamo il Quatrac, l'Oxerion e il Valtra Serie S, che, ragazzi, a me piace veramente tantissimo questa Serie S qui nuova. Veramente esteticamente, con questo muso qui, a me piace veramente veramente tanto. Non so voi. Ok. Qui, come vi dicevo appunto, vediamo il Season Pass. Qui ci sono i tre DLC che sinceramente non sono riuscito a ben decifrare a cosa si collegheranno questi. Beh, vabbè, qui abbiamo capito, sono macchinari qua, plains, prairies, praterie, piante, non so. Se ci saranno, che ne so, nuove culture o nuove, non ho idea, non ho idea. Qua le stelle si allineano, sì, boh, non... O che magari c'è qualcosa che si collegherà, qualche feature del gioco o qualche feature nuova, o non lo so, perché, ripeto, non voglio azzardare ipotesi balorde o inutili o stupide, tra virgolette. E quindi non so. Comunque, poi avremo l'espansione, la Big Expansion classica,
Fine anno, qui vediamo un paesaggio inglese, presumo più o meno a vedere da muretti, case, eccetera, edifici, e quindi presumo sarà una realtà appunto dell'Inghilterra, su di lì. E basta, questa sarà la big expansion finale del fine anno, appunto che conterà la mappa, nuovi mezzi, nuovi, insomma, sapete già come funziona. Qui abbiamo la nostra signorina. Niente, qui ci sono appunto le screen vere e proprie del gioco, ok? Quindi possiamo un attimo vederle, analizzarle così a colpo d'occhio, ok? Sì, vediamo una netta miglioria, che poi qui bisognerebbe vedere i settings come sono, come... Però sì, presumo siano maxati sulle screen e sui gameplay che magari faranno vedere. E basta, qui vediamo appunto polveri, luci, un incremento sostanziale del fogliame, delle texture appunto qui degli alberi. Come texture colture anche si vede un qualcosa in più. Sì, in generale così a occhio si vede una miglioria. Non hanno stravolto nulla, però si vede insomma che sono andati un po' avanti. Anche se comunque, come ben sapete, come ben vi ripeto, a parer mio il 22 è già ad un buonissimo livello grafico, ok, generale. Per come la vedo io, per come la vedo io, poi magari qualcuno può essere contento o qualcun altro no, però io lo vedo molto bene, ecco, come gioco a livello grafico. Qui abbiamo una combinata, una diretta, scusate. Possiamo un attimo dare un'occhiata al terreno, che ragazzi, correggetemi se sbaglio, ma siamo lì, Nel senso, siamo alla pari del 22, il terreno è quello, non vedo altro, non vedo nulla di chissà che. E vi ripeto, come ho detto prima, ma va benissimo che rimanga così, ma va benissimo che rimanga così, ok. Cioè, no, che non facciano altro, perché poi ragazzi, guardate che la frittata, cioè, è fatta. Come vi ho detto prima, sì, terreno qua e là, ma credetemi che alla lunga può essere una questione molto spinosa. E quindi, secondo me, che vadano avanti così, va bene così. E no, accontentiamoci, va bene così, ecco, secondo me. Qui abbiamo l'Oxerion 6,50. Qui vediamo questione foschia, nebbia, chiamatela. Vediamo anche in lontananza. A parte che qui bisognerebbe. Cioè, è sempre tutto un po' da prendere con le pinze, perché però adesso la grafica è maxata. Se boh. Non credo siano ritoccate, sinceramente, queste screen qui. Abbiamo una questione paesaggio che possiamo anche così velocemente magari andare a fare un piccolissimo confronto così alla Kazum tra il nostro 22 e il 25. Non è la stessa screen ovviamente, però sì, possiamo un attimo così analizzarle un po' da vicino. Ecco, mettiamole un po'. Sì, sempre da considerare, ragazzi, da capire come sono, com'è l'impostazione grafica qui. Però sì, vediamo un aumento, un qualcosa in più, non è una stravolta. No, e considerate, ragazzi, che comunque la screen mia, questa qui di sinistra, è stata fatta usando gli shader, ok? Quindi non è default, occhio.
Ok, bene, sì, volevo fare così un po' confronto alla Carlona. Abbiamo la McDonald's per lo sfalcio, sommovente, quella che sarà appunto nel bonus con il pre-order. Ci sarà questo, poi ci saranno, presumo, una serie di barre, di roba, di attrezzatura. Okay, sia per lo sfalcio che per l'attrebbiatura, qui vediamo sempre la McDonald's così nuda. E basta, qui possiamo vedere anche un po' la questione edifici e tutto. Sì, vi ripeto, io non vedo grandissimi sconvolgimenti, stravolgimenti grafici. Ma da una parte meglio così, mi sento di dire, anche perché comunque vi ripeto la questione hardware PC, cioè magari chi ha un PC che faceva girare bene il 22 può mantenere la stessa configurazione e andare tranquillo anche col 25. È una cosa non da poco, cioè non costringe a fare un aggiornamento hardware mostruoso e quindi va bene così. Poi, ripeto per l'ennesima volta, secondo me il 22 è già a un buonissimo livello grafico. Ok, niente, andiamo a vedere appunto i contenuti della Collectors. Abbiamo appunto il gioco, che abbiamo come gadget, come oggetto interattivo, chiamiamolo così, l'USB l'Ignition Lock, che praticamente è un blocco per l'accensione, un blocco chiave per l'accensione dei mezzi, che devo dire, wow, bello, bella idea, la preferisco a quella del lampeggiante, se devo essere sincero. Penso sia emozionante, chiamiamolo così, accendersi il mezzo con la chiave, col blocchetto sopra, la scrivania. Secondo me è una bella cosa, poi magari anche abbinato a volante, pedaliera, secondo me è una bella cosa. Vabbè, poi abbiamo questa edizione Retro Game, edizione 16 bit, che è una novità, non l'ho mai vista. E niente, è stata una bella idea, secondo me. Anche perché vi dico, io sono appassionato di retro game, quindi apprezzo tutte le cose pixelose, chiamiamole così, le cose spigolose. E basta, qui possiamo vedere, sì, sono due dischi, quelli qua. Abbiamo anche un disco appunto con la soundtrack. Portachiavi. Tre poster in formato A2 e qui si vede anche la lista delle colture. Penso qui siano appunto, non so se siano in fase di crescita o di che, però purtroppo non riesco ad andare troppo nel dettaglio. Qui sotto presumo siano appunto le mappe, cioè si vede lo schema della mappa. Qua ci sarebbero le nuove colture. Qui questo penso sia il riso, però poi ragazzi, qui non riesco a capire. Beh, ci sarà il rafano, ci saranno le solite cose, però appunto qui si possono vedere nuove colture, ma purtroppo la qualità non ce lo permette. Ecco, vabbè. Poi con la Collector, ragazzi, avrete anche la CR11, ok? Preordinando appunto la Collector avrete anche questo contenuto bonus, oltre ovviamente alla questione del pack McDonald's. Basta, poi abbiamo la Modding Tutorials, classico, e 32 adesivi per brand. Cioè, non 32 ogni brand, ma 32 adesivi riguardanti i brand. No, perché se fossero, ragazzi, 32 adesivi per ogni brand, 32 per 400, cioè, scusate, per 550, sì, ci arriverebbe un bancale di stickers. Ebbene, comunque, dai, bella, bella collector, mi piace. Mi piace, bella l'idea qui del coso, del blocchetto della chiave, dell'accensione. E basta, ecco, questo è quanto. Bene, detto ciò, ragazzi, io termino qui questo primo video news. Spero vivamente di non avervi annoiato troppo. E sì,
Mie considerazioni, mi incuriosisce molto appunto il fatto della nuova mappa per quanto riguarda le nuove realtà del Sol Levante, quindi nuovi macchinari, nuove attrezzature. Sarà per me interessante andare a scoprire tutto quel mondo lì, tutti quei macchinari lì, appunto la questione del riso, vedremo come l'avranno sviluppata e niente, ci sono parecchie cose che mi incuriosiscono. Beh, al momento, ragazzi, sì, quello che sappiamo è un po', sì, spiccio, è poco, ecco, abbiamo appunto proprio le prime news, però mi incuriosisce, sì, non abbiamo questo gran stravolgimento come ben avete visto, nel senso più o meno saremo lì, col 22 a livello, parlo a livello grafico, a livello di gioco, non, sì, abbiamo visto le screen insieme, abbiamo visto tutto, quindi bene o male siamo lì, è cambiato l'engine, però insomma, sì, siamo sempre lì, nel senso. E basta, però dai, mi incuriosisce un po', ci sono un po' di cose che mi incuriosiscono, vedremo strada facendo appunto, adesso tra un po' ci sarà il FarmCon, quindi vedremo sicuramente il gioco lì e poi man mano inizieranno blog, eccetera, insomma, solita prassi che ben già conosciamo e basta, quindi ci terremo sempre aggiornati nei prossimi mesi. E basta, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi saluto, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere la vostra, ditemi cosa ne pensate, ditemi le vostre considerazioni, ditemi se avete visto o capito altro che io appunto non ho riferito nel video. E basta, sì, come ultima cosa, ragazzi. Prima avevo citato la questione di fare i muratori, eccetera. No, era ovviamente una sì, stavo facendo l'ironia. Presumo che la questione delle construction missions sarà la questione. Vi ricordate che nella Platinum era uscita, la Platinum che era uscita. C'era la questione delle montagne russe che bisognava portare le tavole, questo, quell'altro, il ferro, eccetera. Quindi presumo che più o meno sarà quella questione lì, credo, un attimo un'ipotesi mia. E quindi magari ci saranno edifici, cose che avranno bisogno di materiali che noi andremo a procurare, legna, ferro, quello che è. Con tutte le nostre produzioni, eccetera, e basta. Io presumo sia una questione del genere. Poi alzo le mani, nel senso, ho fatto un'ipotesi io così. E niente, basta, ragazzi. Vi ricordo, vi lascio tutto in descrizione. Link per i pre-order. Se preordinerete, con il mio codice, ne sarò veramente molto grato. E basta, ragazzi, ci sentiamo nei commenti, vi saluto ancora e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!